Sotto il bel sole primaverile stiamo per illustrarvi, cari amici, un'altra denuncia molto importante che abbiamo testé presentato alla Procura della Repubblica di Roma. Colgo l'occasione però per una piccola riflessione relativa al decreto sui vaccini, perché le persone ancora non hanno capito e non hanno colto il valore significativo della protesta del popolo italiano contro questo ennesimo sopruso ai danni della salute dei cittadini. Ricordatevi che il decreto vaccinale, non i vaccini in se stessi, è come l'obbligo di un marchio, di quei marchi che una volta si... Marchio della bestia. Esattamente, si facevano agli schiavi col ferro rovente. È esatto, forse il vaccino del decreto vaccinale è peggiore del ferro rovente, perché il ferro rovente magari modificava l'estetica, ma non incideva nella sostanza salute. Della salute. Questo va ricordato. Allora, la ribellione degli italiani, che si estrinseca oltre al resto anche contro il decreto della salute, è una ribellione di stampo politico, e questa politica porterà a una grande, comunque, una presa grande di coscienza, rivoluzione, ricordiamoci, presa di coscienza e successiva opposizione e rivoluzione. Esattamente, questa rivoluzione è in atto e oggi si sostanzia con tutta una serie di manifestazioni, tra cui ovviamente anche la lotta contro il decreto vaccinale. Ricordiamoci che in questa lotta rientrano due fondamentali definizioni. Noi vogliamo l'eliminazione della parola farmacologia, che deve essere sostituita dalla parola farmacoecologia. Oppure dalla parola farmacoetologia, che forse è più attenta. Esattamente. Quindi non ci vuole più la farmacologia esterna alla realtà della vita e della natura, ma una farmacologia cosciente, integra, ma cosciente delle esigenze reali della popolazione, contro gli interessi esclusivamente finanziari delle multinazionali del farmaco. Dopodiché è del gregge che vogliono creare, che lo chiamano l'immunità di gregge, in realtà è la schiavitù di gregge. Esattamente, non a caso le parole escono fuori comunque, e l'idiota Lorenzini, che è un idiota... voglio vedere quanti voti prende. L'idiota Lorenzini è quella che gli è scappata detta questa parola, perché poverina non sa nemmeno cosa significa la parola gregge. Eventualmente glielo potremmo anche insegnare, ma nel caso specifico vedremo in che modo vestirla per inserirla in un gregge. Per il momento mi limito semplicemente ad ascoltare la lettura di Orazio, che è l'estensore materiale di questa denuncia. Vai! Aspetta un attimo, che questa... è un'altra. No, di qualche altra cosa devo. Allora, la querela sbagliata. Sì, ha sbagliato la querela, e questo mi ricorda il caso particolare di un tale, appunto, che dovendo fare un qualcosa poi si accorse che aveva sbagliato quel qualcosa, che era tra l'altro peraltro estremamente interessante. Ma anche in quel caso aveva sbagliato il destinatario di un qualcosa di significativo. Eccoci qua. Allora. Eccoci qua. Ecco. Questa è datata oggi 9 febbraio 2018. 9 febbraio, giorno fatidico. Dunque, e ricordiamo anche che il sabato 17 febbraio pomeriggio, grande manifestazione in onore di Giordano Bruno a Campo dei Fiori, tutti a Campo dei Fiori. Dove noi saremo presenti ovviamente come tutti gli anni. Prosegui. Dunque, ecco qui il frontespizio della denuncia, così
oltre alla verbale vedete anche il testo iniziale della denuncia, e parliamo, diciamo, raccontiamo. Allora, il titolo è querela contro incostituzionale sottrazione, fra parentesi, articolo 47 della Costituzione, del controllo bancario, finanziario e monetario avvenuta con la promulgazione del decreto del Presidente della Repubblica 350 del 27 giugno 85, in ratifica della direttiva della Commissione Europea numero 77/780, in sostituzione della legge 7 marzo 1938 numero 141. E poi andiamo a vedere nel dettaglio. Conversione in legge, quindi, con modificazioni del Regio Decreto Legge del 12 marzo 1936, anno quattordicesimo della Rivoluzione Fascista, numero 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. Note, entra in vigore 15 marzo 1938. Contro un certo signor Giorgio Napolitano, un certo signor Sergio Mattarella, un certo signor Ciriaco De Mita, Giuliano Amato, Silvio Berlusconi, Lamberto Dini, Romano Prodi, Massimo D'Alema, Mario Conti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Arnaldo Forlani, Giuliano Amato, l'ho detto due volte Giuliano Amato, vabbè, con due cariche ma diverse. Dovrebbe essere, per piccolo che è, dovrebbe averne 50 di denunce. Un tizio che si chiama Pasquale La Morte, mi pare giusto, omen, Carlo Vizzini, Giuseppe Zamberletti, Alfredo Biondi, Oscar Mammì, Filippo Maria Pandolfi, Claudio Signorile, Gianuario Carta, Clelio D'Arida, Gianni De Michelis, Lelio Lagorio, Mario Fioret, Mario Raffaeli, Francesco Forti, Adriano Ciaffi, l'elenco è lungo, Raffaele Costa, Giuseppe Caroli, Carlo Fracanzani, Eugenio D'Arabini, Giovanni Nonne, Gianni Ravaglia, Domenico Amalfitano, Mario Del Castello, Gaetano Gorgoni, Mario Tassone, Giulio Santarelli, Giuseppe Zurlo, Nicolò Grassi Bertazzi, Savino Melillo, Giorgio Boggi, Bruno Orsini, Nicola Sanese, Sisinio Zito, Paolo Cavagliasso, Francesco De Lorenzo, Giovanni Brandini, Andrea Borruso, Giuseppe Galasso, Luciano Faragutti ed altri. Che avevano fatto questo? Adesso ve lo racconto. Però prima vediamo i capi d'accusa. 1. Concorso formale al reato continuato. Articolo 110, pene per coloro che concorrono al reato, attentato contro la Costituzione dello Stato, articolo 283 del Codice Penale, usurpazione di potere politico, articolo 287, attentato contro i diritti politici del cittadino, abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, associazione a delinquere, falsità ideologica, eccetera, eccetera, riduzione in schiavitù, furto, truffa, abuso della credulità popolare e eventuali altre. E allora, vediamo. Che cosa hanno violato questi? Vediamo un po'. Articolo 3 della Costituzione, è compito, i cittadini hanno pari, eccetera, eccetera. Poi, secondo comma, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, omissis o semisa, impediscono, omissis, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, eccetera, eccetera. Articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, eccetera, eccetera, e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento. Poi andiamo a valutare nel dettaglio. Poi, articolo 47, che è il fulcro della denuncia attuale, la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. E poi favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta della coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. E poi articolo 54, diciamo come ultima tulle, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. In particolare poi i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi, eccetera, eccetera. Il fatto: crollo in borsa di venerdì scorso, 2 febbraio 2018. E allora andiamo a vedere. Parlerò di cose che forse sono poco comprensibili, ma credetemi, questa denuncia sulla parola questa denuncia andava fatta.
E quindi qua c'è un riferimento, un link a un sito web che si occupa di appunto soldi online, che si occupa di finanza. Andate a vedere questo articolo e troverete una serie di informazioni. Prima che vincesse Trump, JP Morgan e gli altri fondi petroliferi speculatori venditori allo scoperto kazari avevano minacciato che se avesse vinto Trump avrebbero fatto crollare le borse. Hanno atteso un anno per non far cadere direttamente i sospetti su di loro. Con varie mail era stato asserito che il crollo delle borse sarebbe stato soltanto rimandato di un anno e precisamente che il crollo si sarebbe verificato esattamente tra gennaio e febbraio del 2018 al fine di allontanare ogni sospetto. E così puntualmente è avvenuto. Giovedì scorso, ascoltate bene... Per chi non conosce queste tecniche, la borsa è un giochetto di una facilità estrema. Perché se vuoi creare il crollo in borsa, basta che vendi allo scoperto. Punto. No, ma qui è spiegato. Hai anticipato, ma qui è spiegato. Allora, giovedì scorso, 1 febbraio 2018, al posto... Se non vuoi fare il crollo in borsa... ricordati che in Italia non interrompe questa cosa, dopo durante il regime fu abolita la borsa. Basta eliminare le vendite allo scoperto e le borse stanno a posto. La legge che ho citato, quella del 41, la 141 del 38, è proprio quella. Esattamente. Allora, giovedì scorso, 1 marzo 2018, al posto della signora Yellen è divenuto governatore della Federal un cazzaro, una Z solo, che a Roma si dice cazzaro, un coglione che non sa un cazzo e che si invece pretende... è un cazzaro con la K. Matteo Renzi è il tipico cazzaro. E quindi è stato nominato governatore questo cazzaro, che immediatamente infatti ha alzato il tasso ufficiale di sconto. Il rialzo del tasso è fondamentale per far crollare le borse ed è uno dei due elementi principali, poi ce ne concorrono tanti. Il rialzo del tasso provoca automaticamente un aumento dei rendimenti delle obbligazioni che sono per la quasi totalità convertibili in azioni, e questo la dice, diciamo, fa capire il marchingegno una parte, provocando una diminuzione della quotazione delle obbligazioni che a sua volta trascina al ribasso la quotazione delle azioni. No, certamente. Elementare. Ma comunque si tratta di ordini di scuderia, certo. Per cui tu sai che devi applicare quel meccanismo, potresti anche non applicarlo, certo. Qualora ci fosse capito. Invece tutto è un apparato puramente falso. Questo trend al ribasso a livello generale, pertanto incontrovertibile, è il là del diapason, ossia il segnale che si aspettano i fondi kazari venditori allo scoperto, che appunto agiscono immediatamente nella stessa direzione, appunto vendendo allo scoperto al fine di far crollare ulteriormente le quotazioni azionarie, guadagnando ad ogni ribasso la differenza fra il prezzo venduto e il prezzo crollato. Non so se è chiaro il concetto. Ma certamente. Loro vendono ad esempio a 1521, il prezzo crolla a 1321, guadagnano 200 euro. O 200 dollari, quello che volete. Spieghiamo meglio ancora un'altra cosa, se no non si capisce bene. Il gioco della borsa consiste nel giocare sul falso. Per cui chi gioca allo scoperto è uno che vende delle azioni. Attenzione, siccome il meccanismo non è di compravendita nello stesso giorno e nello stesso luogo, minuto, dopo lo spieghiamo. Ecco. Per cui tu vendi una cosa che in quel momento ha una valutazione di 1000 euro, no? Non ce l'hai, lo vendi comunque, perché tanto i soldi per comprarlo a 1000 euro ce l'avresti, se non che guadagni facendo crollare il valore e nel momento in cui hai crollato, hai guadagnato, ti ricompri le azioni che prima non avevi. Quindi è un giochetto di uno squallore allucinante inventato dai kazari per coglionare l'intera umanità e vogliono raccontarci che la storia è vera. Quindi guadagnando ad ogni ribasso la differenza fra prezzo venduto e il prezzo crollato. Una banca di fatto unica. Aspettate un attimo, qui c'è il prete che ci vuole togliere la parola. No. Ah, questa è la mezza. Sì, laudetur Priapus. Una banca di fatto unica, cioè quella che in Europa si chiama BCE e di là dell'Atlantico si chiama Fed, ma è la stessa banca, perché i soci della banca sono esattamente gli stessi. I fondatori sia delle Federal che della Banca Centrale Europea sono le 12 famiglie che sappiamo. E quindi è la stessa banca, c'è due nomi diversi ma è la stessa banca. È stata fondata
fondamentalmente per i fondi speculatori petroliferi kazari, per avere un tasso unico attraverso cui far crollare a comando le borse manovrando al rialzo. I documenti desecretati dal NARA, non vi spiego che è, andate a vedere, nel 2017, hanno dimostrato che l'UE e l'Unione Europea è una creazione neonazista di cui di ex SS che tirannicamente ed antidemocraticamente attraverso la Commissione Europea emette leggi finanziarie o razziali contro i suoi stessi cittadini europei, ora italiani in particolare, per annichilirli anche economicamente e finanziariamente e contro la magistratura italiana per togliere a quest'ultima ogni potere, ultimo baluardo rimasto contro lo strapotere dei fondi speculatori kazari giunti in Italia, ricordiamocelo bene, nel 1993 con la privatizzazione delle banche che erano dell'IRI e la contemporanea esecuzione del maxi processo in Sicilia a Palermo di 451 mafiosi italiani che facevano bontà loro gli interessi della cittadinanza italiana, pure se rubando e truffando e speculando. Erano soldi che rimanevano in Italia, invece adesso vanno dappertutto fuorché in Italia. Quindi, coordinandosi in tempo reale sul sito delle Isole Vergini Britanniche, qui c'è un sito web, potete andare a vedere, i fondi speculatori kazari, proprietari della City of London, che a sua volta, qui lo dico dopo, è pure proprietaria della borsa di Milano. Esattamente. Uno legge queste cose e dice, ma come cazzo è possibile? Cioè la Consob, che fa parte della borsa di Milano, dovrebbe interagire quando è a sua volta controllata dalla borsa di Londra. È una cosa folle. Cioè la gente vive nell'allucinazione, nell'ignoranza più assoluta, perché se sapesse queste cose come sappiamo noi, farebbe la rivoluzione non domattina come diceva Henry Ford, ma stasera. La faccenda tra l'altro va detta per inciso, perché bisogna sempre mettersi nelle condizioni particolari. Quando noi diciamo che la borsa di Milano è asservita agli interessi di altri. No, è proprio controllata azionariamente, cioè è proprio di proprietà della City of London. Sì, però voglio spiegare come avvengono certi rapporti. Ah, certo. Dice, ma com'è possibile che qui c'è una cosa là, c'è una... Ma si tratta semplicemente di 3 o 4 telefonate, capito? Parte una telefonata, vedi caso, Londra è piena di italiani o sedicenti italiani, i quali hanno il numero di telefono di un altro che sta a Milano e gli dice guarda che bisogna fare così, devi investire lì, devi disinvestire lì. Certo. Ecco come avviene il rapporto, capito? Questi rapporti li puoi distruggere solo tagliando le mani, capito? Fisicamente. Applicando la sciaria. Esattamente, o magari. Vabbè, allora, e quindi... I fondi speculatori kazari proprietari della City of London hanno iniziato venerdì scorso, 2 febbraio 2018, a vendere allo scoperto. Una attività ignobile, amorale, illegittima che consiste nel prendere in prestito titoli altrui, come dicevi appunto te, per venderli a sua insaputa, questa davvero insaputa, perché in qualunque momento che sei tu in borsa puoi aspettarti una scalata. E una scalata è una cosa decente, ma la vendita allo scoperto è una cosa ancora più ignobile. È chiaro che se vendo allo scoperto i titoli della Fiat e non ce li ho, significa che mi approprio dei titoli di proprietà di un altro, perché come fai a vendere allo scoperto non avendoli? Cioè, allora esiste nel diritto romano... Il diritto alla vendita è un diritto del possessore. Se tu non c'hai il possesso, non è che puoi vendere la Fontana dei Trevi. Se tu non sei proprietario comune di Roma e c'hai fra gli altri immobili anche la Fontana dei Trevi, non puoi fare il totò della situazione che si vende la Fontana dei Trevi. La devi avere legalmente, non puoi vendere qualcosa che non è tuo. E questi vendono le cose che non sono loro, è una follia del diritto. Oltre ad essere illegale, incostituzionale, eccetera. Vabbè, andiamo avanti. Quindi hanno iniziato venerdì scorso, 2 febbraio, a vendere allo scoperto. Un'attività ignobile, amorale, legittima, che consiste nel prendere in prestito titoli altrui per venderli a sua insaputa davvero questa, nel weekend, sfruttando il fuso orario fra le localizzazioni tra le varie borse e sfruttando il differenziale del fuso orario, altrimenti detta linea di demarcazione data,
e hanno fatto credere che siano state realizzate vendite effettivamente il lunedì mattina, quando purtroppo i piccoli azionisti, perché chi fottono primariamente, prima della Fiat o delle altre compagnie multinazionali industriali, fottono i piccoli risparmiatori che hanno comprato la grande massa delle azioni ordinarie, il fluttuante, bravissimo, detto il flottante, circa l'85%. Hanno fatto credere che siano state realizzate vendite effettivamente il lunedì, quando purtroppo i piccoli azionisti, quantunque fossero riusciti ad uscire sul mercato, si sarebbero trovati in mattinata il proprio titolo a loro insaputa davvero, preso in prestito, già crollato, perché venduto dallo stretto di Bering o in altre zone dove passa la linea di demarcazione data, dove una differenza di 15 km da isola a isola, divise dal fuso orario, significano 2 giorni di calendario. Usano questo sistema. È una follia. È tutta una... cioè, se la gente... Se io fossi... Poi vi racconto... No, dopo, lo dico dopo. Con questa tecnica, i fondi speculatori kazari riescono ciclicamente a far perdere decine di miliardi di dollari euro, chiamali come volete, ai piccoli azionisti, sottraendo risparmi ed impoverendo le nazioni, anche la nostra. Con questa tecnica i fondi speculatori riescono ciclicamente a far perdere... No, dal 1920 operavano in Italia questi fondi speculatori petroliferi kazari. Nel 1939, quando finalmente fu emesso un disegno di legge che abbiamo citato prima, questo addirittura prevedeva l'ergastolo e la pena di morte nei casi più gravi di speculazione per chi effettuava attività speculativa con vendita allo scoperto su titoli quotati alla Borsa di Milano. Questo per dire la gravità e dannosità sociale di simili reati. Recentemente, e per dire cosa significa fare giustizia. Recentemente era già accaduto il 16 gennaio 2016 e il 24 giugno 2016, stessa tecnica, causando alle banche italiane e alle altre società italiane quotate in Borsa di Milano immani perdite per i loro piccoli azionisti. La stessa tecnica fu messa in pratica dai detti hedge fund kazari e anche sui BTP italiani nel 2011, venduti allo scoperto per 25 miliardi di dollari, facendo aumentare lo spread BTP Bund, aumento che causò una perdita dello Stato italiano in termini di maggiori interessi pagati sui titoli di Stato, per cui c'è il processo in corso adesso a Trani, e pare che sia trasferito a Milano. Nei 18 mesi successivi di 120 miliardi di euro, come certificato anche dalla Corte dei Conti. Occorre ricordare che i giornali del 25 giugno 2016 titolavano che la Borsa italiana Piazza Affari avesse perso quasi il 13% e il 24 giugno del 2016 a causa del Brexit, ossia a causa della decisione espressa dalla notte del 24 giugno dal popolo inglese di uscire dall'Unione Europea. Nella realtà, quella notte del 24 giugno non fu la decisione degli cittadini inglesi a provocare quell'eccezionale disastro, come raccontato dai media nazionali, tutto al soldo dei citati fondi kazari, ma come rilevabile dal sito eccetera eccetera che vi trovate e poi ve lo andate a leggere, al solito degli hedge fund venditori allo scoperto, che vendettero allo scoperto per un totale di circa 60 miliardi di euro azioni di molte società italiane quotate in borsa, in prevalenza banche, provocandone un ovvio crollo del corso azionario al mattino all'apertura della Borsa italiana alle 9.30 del lunedì. Da notare in particolare, Banca Popolare Emilia Romagna perdette in un solo giorno il 24,61, Banca Popolare Milano 24,28, Banca Popolare 23,3, Unicredit 23,79, Intesa 22,94, Mediobanca 21,22, UBI 20,69, MPS 16,49, Mediaset 17,17, Mediolanum 15,05, Telecom 16,16, FCA 9,37, Enel 10,04, Eni 9,19, Leonardo Finmeccanica, che è la nostra più prestigiosa e insuperata, perché non ricordiamo sempre che i vettori di tutti i progetti Ariane e dei cose dello studio, come si chiama, del progetto spaziale mondiale, sono tutti vettori fatti dalla Lenia.
certo. Tanto per dire. Si trattò pertanto di un deliberato attacco all'economia reale italiana al fine di appropriarsi successivamente del titolo azionario di innumerevoli società italiane a prezzo praticamente zero, attraverso società ad essi hedge fund riconducibili. Alcuni titoli azionari di società italiane sono stati infatti pressoché azzerati con continue vendite allo scoperto dal 2007. Banca Intesa, Unicredit, le banche popolari e MPS sono state letteralmente prosciugate dagli hedge fund gazzari, venditori allo scoperto, che hanno sottratto a tali banche praticamente tutto il loro capitale e riserve, azzerandone il titolo dal 2007. Si tratta di un chiaro colossale reato di insider trading portato su vasta scala dagli hedge fund e venditori allo scoperto all'economia reale italiana. L'ignaro risparmiatore che aveva investito ad esempio in MPS nel 2007 87 euro per azione e quindi avesse investito 1000 azioni e quindi 87.000 euro del 2007 in MPS, oggi si ritrova con 454 euro. Avete capito? Cioè questo è un furto con destrezza, ma se ci avessimo avuto della gente con le palle come governanti, queste porcherie invece di qua, essere dei servi totali al servizio di questi potentati. Quindi riconfermo, qua dicasi 454 euro, dove sta il controllo? Appunto, per rifarmi a quanto detto dall'articolo, quanto prescritto dall'articolo 47 della Costituzione. Alcune delle sopracitate società, Eni, Finmeccanica, sono di importanza strategica nazionale e lo Stato avrebbe l'onere di sostenere e difendere i gioielli di famiglia, anche perché strategici. Cioè, ci sono le fabbriche che fanno i carri armati, la Breda che fa i cannoni in questa storia qua. E come fai a costruire i cannoni se la proprietà della Breda è passata in mano all'Azerbaigian? Come fai? E quindi la magistratura italiana potrebbe chiedere l'accesso ai dati del sito che qui trovate per accertare i movimenti effettuati dai venditori allo scoperto, ma lo vuole davvero o non sarà anch'essa controllata dagli infiltrati kazari? La Consob dovrebbe avere il dettaglio dei nomi e degli importi movimentati, con una email inviata il 24 giugno 2016, prima dell'apertura delle borse, qualcuno avvertiva la magistratura di alcune procure e venivano fornite due fotografie alle 5.35 e alle 7.13 dell'attività in tempo reale reperibile del sito suddetto, degli hedge fund venditori allo scoperto. Mi sembra che non sia stato fatto un cazzo, cari magistrati. La Consob dovrebbe avere il dettaglio dei nomi e degli importi movimentati nella notte del 24 giugno 2016, dalle ore 24 del giorno 23 giugno 2016 alle ore 9.29 del giorno 24 giugno 2016, dagli hedge fund con vendita allo scoperto dei titoli azionari delle suddette società italiane. Non avendo potere ispettivo la Consob, ma può essere che sia così e soprattutto che da qualche anno sia stata venduta e sia sotto il controllo della City di Londra, vedi per esempio un altro sito dove si parla della vendita della borsa di Milano alle società che controllano la City di Londra. Dove è finito il controllo del credito ex articolo 47 della Costituzione? La borsa di Milano è un ente come tutti gli altri, è un SPA, quindi è l'ente borsa di Milano che è stata venduta, capito? Cioè prima era pubblica e quindi non era controllata, l'hanno privatizzata come il signor Prodi ha voluto e piaciuto e i suoi discendenti e prosecutori, e poi l'hanno conquistata dall'interno, se la sono comprata a quattro soldi, chiaro? Consob, che quindi non riesce a verificare chi sta dietro all'intermediario di cui si avvalgono i fondi gazzari per effettuare le vendite allo scoperto, la Consob ha potere ispettivo solo sulle vendite naked, cioè nude, ossia eseguite prendendo addirittura in prestito titoli inesistenti, le uniche vietate dall'Unione Europea, e vorrei vedere per la Madonna pure questo, ma che costituiscono solo circa il 2% del totale delle vendite allo scoperto, quindi un cazzo, hanno fatto il contentino, no? Hanno dato il biscottino al cane, no? Questo la dice lunga sulle vere intenzioni e soprattutto le funzioni della Kazara Commissione Europea, di impedire queste vendite allo scoperto e quant'altro di innominabile e indicibile sulla reale motivazione della creazione della Comunità Europea. La creazione della Comunità Europea, avete capito? Qui c'è dentro
tutta la storia degli ultimi 100 anni. I documenti desegretati dal NARA e da Q Gerdens nel 2017 hanno infatti dimostrato la responsabilità che i fondi speculatori dei Kazari, Dicasi, Vanguard, Northern Trust, Fidelity, JP Morgan Trust, T. Ruve Price, Franklin Templeton, BlackRock, BNP Paribas Trust, eccetera, 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 georgiani, azerbaigiani di antica origine tedesca, i cosiddetti ariani, ricordiamocelo sempre, sono loro, non noi, noi non siamo ariani, siamo, è diverso, sì, siamo anche di discendenza ariana, ma non siamo ariani, quegli ariani lì. Anche per interposti intermediari riconducibili a dinastie della Meyer Rothschild, Warburg, JP Morgan, Rockefeller, Johnson, Walker Bush e Jefferson Clinton, che hanno fondato e finanziato il nazismo, come anche la famiglia Juncker. E ora foraggiano questo tentativo, finora riuscito, di riedizione del Quarto Reich o Sacro Romano Impero, che dir si voglia, denominato Comunità Europea. I fondi sovracitati sono sovranazionali e gestiscono e controllano società con sede legale nella City of London e fiscale nel paradiso fiscale del Delaware, mai citato dai media mainstream, come rivelato anche dal SEC. È inderogabile, improcrastinabile, necessario, indispensabile vincolare con regole ferree questi comportamenti criminali che indebitano i singoli investitori e le nazioni intere. Per difendere la classe media italiana servono regole che essi kazari, comunque denominati, ovviamente rifiutano, definendosi oggi iperliberisti o progressisti riformatori, appoggiati in questa mistificatrice comunicazione dai giornali nazionali da essi controllati. Nel 1985, per arrivare a quanto descritto sopra, si è consumato ai danni del popolo italiano un vero e proprio golpe istituzionale che nessuno fra i pretesi guardiani della democrazia si è mai sognato di denunciare e neppure sovvertire per ripristinare la libertà democratica così infamemente lese. Uno dei tanti colpi di Stato perpetrati in questi ultimi decenni, che noi abbiamo sempre regolarmente denunciato e di cui la magistratura dovrà rendercene conto quando andremo al potere. Il 12 dicembre 1977, nelle sorde grigie e sordide stanze dei commissari con la K della Commissione Europea, commissari della Comunità Europea, della Commissione appunto europea, veniva emanata una direttiva, la numero 77/780, che al fine di favorire condizioni di concorrenza degli istituti di credito, dicevano loro, comunitario, stabiliva la liberalizzazione dell'attività bancaria. In Italia si diede attuazione alla direttiva attraverso successivi provvedimenti legislativi, l'ultimo dei quali il decreto del Presidente della Repubblica, capiamo bene, del 350 del 1985, firmato da quel Presidente degli italiani che dicevano fosse Pertini, con il placet dei sopracitati Archifond Kazari ovviamente, e così stabiliva l'articolo 1, l'attività raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito a carattere di impresa indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano. Articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio delle attività è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono ferme le altre applicazioni generali. Le altre di applicazione generale. Poche parole, ma sufficiente a creare i presupposti di una vera e propria sovversione istituzionale. Infatti, la natura dell'attività bancaria era stata fino a quel momento regolamentata dalle riforme del 36 e dalla legge 141 del 1938, che così stabiliva. Articolo 1, ricordiamoci quello che abbiamo detto prima. La raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico, e non privato, regolate dalle norme della presente legge. Tali funzioni sono esercitate dagli istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale, di casse di risparmio degli istituti, banche e enti di imprese private a tal fine autorizzati. Articolo 2. Le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato e che viene a tal fine costituito e che è denominato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Mi sembra una poca differenza di poco conto?
La legge 1985, come si nota chiaramente, non qualificava più come attività di interesse pubblico la raccolta del risparmio e la regolazione del credito, che così assumevano semplicemente carattere di impresa. Inoltre, dal controllo dello Stato si passava al controllo della Banca d'Italia, le cui quote, come pochi sanno, oramai un po' di più di pochi forse, sono detenute dalle stesse banche private, le cui quote azionarie sono a loro insaputa possedute da SPA molto sempre, quasi sempre di nazionalità straniera, come abbiamo denunciato più volte anche poco tempo fa, 3-4 mesi fa, in cui è emerso che 1991 banche è delegata al voto, hanno delegato al voto il mandato a un ufficio legale di Milano, di proprietà del signor Marco, come si chiama? Marco, non mi ricordo mai, Carraduri, una cosa del genere. No, non è quello. E l'altro è Marco Trevisan. E Angelo Cordiglieri, Carraduri, una cosa del genere. Ecco, quindi questo per dire. Marco Trevisan, Studio Trevisan. Questi due signori, con questi mandati di queste 1991 banche tutte straniere, hanno la maggioranza nel Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia. Vogliamo fare anche una discussione politica? Vogliamo vedere pure se fosse in buona fede chiunque venisse eletto oggi alle prossime elezioni vincono per esempio i così tanto quotati Movimento 5 Stelle, cosa che io sono fortemente dubbioso, ritengo che andranno oltre il 20%, poi ne discuteremo. Eppure se andassero loro e fossero in perfetta buona fede, cosa che non è, come farebbero a fare una politica di uscita dal tunnel della depressione, della regressione e dell'inflazione se non hanno i soldi, non hanno la gestione del denaro, non hanno il controllo della Banca d'Italia? Come fanno a improntare una qualunque politica di investimenti? Perché quello è, di investimenti. È impossibile. Quindi una caterva, uno stracarico di infamità, fandonie, bugie, fraintendimenti, tradimenti e quant'altro che è senza fine. È incominciato 100 anni fa e sta seguitando perentoriamente. Non gliene frega un cazzo del governo che sale, del voto che dai tu, del voto che do io, del voto di protesta che stiamo facendo noi. Però la gente col voto di protesta qualcosa capirà sicuramente. E allora andiamo avanti. Tutto ciò pone in palese violazione Tutto ciò in palese violazione dell'articolo 47 della Carta Costituzionale, che impone il controllo dello Stato sul credito e sul risparmio e non di un privato imprenditore in formula di società per azioni. Negli anni immediatamente successivi è scattata la competizione a comprare tutto quanto, successivo all'85 intendo dire, tutto quanto di pubblico era presente in Italia, banche, assicurazioni, Enel, Eni, beni del demanio pubblico, litorali, castelli, edifici storici, eppure le sedi dei ministeri di Roma, la sede del Ministero del Tesoro è di proprietà di un privato, ma vi rendete conto in che cazzo di letamaio siamo degradati? Una cosa oscena. Lo Stato di fatto non esiste più, salvo che ancora sui documenti ufficiali, sulla carta, nella realtà non esiste più. E quindi negli anni immediatamente successivi, quindi col risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti, Pertini sapeva ciò che faceva quando firmava quel decreto? Non credo. Ah, va detto, così per la cronaca, non so se l'ho scritto, lo leggo dopo. Da allora la giurisprudenza dei tribunali penali iniziò a statuire che il precedente quadro normativo che stabiliva la natura pubblica dell'attività bancaria e che conseguentemente qualificava come incaricato di servizio pubblico il banchiere, anche di banca privata, quando operava come collettore del risparmio e come erogatore del credito, e dunque puniva anche la malversazione o la corruzione o la concussione o d'abuso d'ufficio i comportamenti illegali che venivano tenuti nell'ambito. Non poteva più avere vigore perché era cambiata la legge. Quindi quando noi denunciamo questi reati, in realtà questi reati vengono depennati perché noi denunciamo uguale, perché il reato per me sussiste. Esatto. È solo una questione di mero pelo di lana caprina o di lana ovina. Il reato c'è. È solo una quintessenza dell'essenza del diritto, che può fare un cavillo, diciamo,
sperequare fra un cavillo e l'altro. Insomma, se chi erogava il credito ora accoglieva risparmio fuori dalle condizioni previste dalla legge o dai regolamenti interni o commetteva abusi sulla gestione del risparmio, fino all'approvazione del decreto di quell'infame di Pertini del 1985, era passibile di pesanti sanzioni penali. Dalla promulgazione del DPR 350 dell'85 in poi, che costui, banchiere o altro affine, ricade nella disciplina dei reati comuni e assai difficilmente comportamenti abusivi di costoro, tranne i casi limiti di volgare sottrazione di denaro, hanno potuto essere penalmente puniti. E possono essere penalmente puniti. Da una situazione di tutela prioritaria e indefettibile dell'aspetto sociale del credito, del risparmio, si è passati così a una situazione di totale deregolamentazione ed infame opportunistico capitalismo d'assalto, ultraliberismo, travisazione del rapporto di distribuzione della ricchezza nazionale attraverso l'attività bancaria realizzata in un'ottica sociale che è il fine unico dell'uomo, fine unico ed ultimo dell'emissione monetaria, cioè la funzione sociale della moneta. La modalità di controllare l'illecito arricchimento e la distribuzione quanto più equa possibile delle risorse del valore, della misura del valore. Quindi siamo alla follia più assoluta. Andiamo avanti. Quindi attività bancaria realizzata in un'ottica sociale che è il fine unico ed ultimo dell'emissione monetaria, come pure confermato in vari articoli dei trattati europei. Anche i trattati europei, come ad esempio il trattato il cosiddetto statuto, in realtà non è uno statuto, del 1981, se mi ricordo bene, o giù di lì, diceva che l'articolo, non me lo ricordo manco più, abbiamo fatto una denuncia anche su quello, però adesso mi sfugge, e cioè che la Comunità Europea ha tradito le sue stesse istituzioni, il suo stesso statuto, carta fondamentale, cioè in cui era stabilito che la funzione della Comunità Europea era una funzione di arricchimento e finalità sociale. Questo è stato completamente disatteso. E allora andiamo avanti. Questo stravolgimento logico, morale, solidale, non solo dal punto di vista del controllo penale sulle condotte, ma soprattutto dal punto di vista sociale ed economico dell'attività bancaria, svaluta, deprime e svilisce quella onorevole attività prevista dai legislatori del 36 e 38 come mezzo per l'ordinata, corretta, equanime e solidale crescita economica e, al contrario di quanto originariamente previsto dai legislatori, diventa scopo per torme di ladri, truffatori, criminali, tout court, per l'arricchimento privato in danno iperbolico per la Repubblica, lo Stato, i cittadini e contemporaneamente, iperbolico strumento di distruzione e devastazione dell'apparato produttivo della nazione, fatale nocumento per la Repubblica, Stato, cittadini e contemporaneamente smodato, insensato, illecito ed illegale arricchimento di ciurme, di corsari, speculatori, dagli borse di ogni risma, ovviamente costituiti in casse intoccabili al di fuori di ogni controllo dello Stato. Insomma, lo Stato si riprende le funzioni monopolistiche della Banca d'Italia, o come la si vorrà chiamare, oppure i problemi attuali si incancreniranno ancora di più fino alla totale dissoluzione dello Stato e tutti i diritti e le libertà da questo garantiti e tutelati. Questo è il vero problema di fondo, su cui nel 1985, visto che si andava sottraendo allo Stato dei cittadini la sovranità monetaria, occorreva ineludibilmente anteporre ai cittadini la loro espressa volontà attraverso un referendum, prima di devolvere sovranità bancaria e monetaria ad altre entità straniere, forieri ed interessi quanto sempre confliggenti con quelli dello Stato e dei cittadini italiani. Pertini, oltre che un delinquente nell'animo da sempre, quando nel 1917 comandava il nido di mitragliatrici che sparava ai militari della rotta di Caporetto in fuga per cercare di riparare sulla linea del Piave. Capito? E a quegli eroi che cercavano di mantenersi in vita non solo per egoismo personale ma per poter essere un baluardo sul così Piave. Come nei fatti è avvenuto. Come è avvenuto? Questo figlio di puttana comandava da sottotenente un nido di mitragliatrici che sparava sui nostri che tornavano indietro. Questo figlio di gran puttana. E gli hanno fatto anche il riconoscimento, tutti i riconoscimenti di ogni genere. Laudetur Priapus. Ricordiamoci che lui è quell'altro figlio di puttana di
che era prigioniero della regina Celi, che sono scappati. Furono fatti scappare. Come si chiamava l'altro? Adesso non trovo. È diventato presidente della Repubblica prima di Pertini, porca miseria. Oh. Insomma, va bene. Questi due che sono scappati da regina Celi, da dove non è mai scappato nessun altro, mai. Ma Pertini è scappato prima e poi si è rifugiato in Francia. Sì. Ma però sappiamo chi l'ha fatto scappare. Tutti e due. Con l'appoggio di chi di dovere? Come si chiamava? Capanna, quello che poi hanno... No, che Capanna? Il direttore di Regina Celi. No. Quello che poi è stato ammazzato. È stato linciato perché non parlasse. Perché non parlasse di questo argomento qua? Vabbè, insomma, questo signore... Io c'ho il libro. Questo signore è scappato... da Regina Celi per dei motivi internazionali, diciamo così, perché lui è sempre stato... Carretta, bravo. Il linciaggio di Carretta. Esatto, bravo. Che era il direttore di Regina Celi all'epoca. Direttore civile. Sì, certo. E quindi questo... durante il processo contro Caruso, alcune persone colsero la palla al balzo per linciare Carretta, che non c'entrava un cazzo. Lo inseguirono sul Lungotevere per un chilometro, fino a che sulla riva del Tevere l'hanno preso, lui si è buttato dal ponte, dall'argine. Si è buttato dal ponte, siccome era un buon nuotatore, è stato raggiunto da alcuni giovinastri con una barca che l'hanno finito a colpi di remo. Gaia, sì, quindi conosciamo la situazione. E questo... Pertini, oltre che delinquente nell'animo, era anche serialmente perfetto nel suo aplomb quasi britannico, solo di facciata ovviamente. In realtà, nel suo più profondo essere un perfetto ed utile idiota dei bankers della Commissione Europea. E siccome dopo 10 anni non serviva più, quindi Matteo Renzi non è un caso isolato, è la tipologia. Esattamente, l'erede di questa... Basta vedere Pertini, era una mummia, non l'ho mai visto fare una smorfia, un sorriso, niente, era una mummia, esattamente come mummia Sergio Mattarella, eh. Sì. Il tipo è quello. Allora, mummificati ad hoc. In realtà il suo profondo essere un perfetto ed utile idiota dei bankers della Commissione Europea, e siccome dopo di ciò non serviva più, fu invitato a dimettersi anzitempo. 3 giorni dopo la firma di questa legge del decreto del Presidente della Repubblica infame come lui, ovviamente, è rilevato nella carica da un altro infame del suo stesso calibro, un tal Francesco Cossiga da Sassari, che invece di esperto nel 64-65 si era impegnato nella riorganizzazione dei servizi segreti e facente parte anche lui a pieno titolo del gruppo dei Sardi, fra cui, sentite bene i nomi, Berlinguer, la famiglia Berlinguer, dei conti Berlinguer, diciamo bene, latifondisti della no, Barbagio, come si chiama l'altra, la pianura del Sarda, non mi ricordo, di Sassari, non mi ricordo mai. Vabbè, quindi Berlinguer, Manconi, Segni, Silienti, Pisano e Cossiga, appunto, tutti dell'ordine britannico, ricordiamoci bene. L'infame Sandro Pertini, che l'inferno lo bruci in eterno, aveva combinato un'altra delle sue epocali porcate, un decreto del Presidente della Repubblica che sottrae il controllo delle banche italiane allo Stato e stravolge il senso dell'articolo 47 della Costituzione. Non lo poteva fare, andava incriminato immediatamente per violazione della Costituzione. Nessuno ha detto un cazzo all'epoca, ovviamente, perché nel più segreto delle segrete stanze questo decreto era stato firmato e quindi i giornali non ne parlarono, nessuno del partito delle opposizioni alzò la testa e così via. E quindi tutte azioni a favore della finanza internazionali, che poi moltissime altri altrettanto infami hanno fino ad oggi ampiamente condiviso, continuato, ampliato, sostenuto, eccetera eccetera. Tutto ciò premesso, chiediamo di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione delle fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, di procedere per la penale punizione dei colpevoli a fine di impedire la continuazione dei reati ravvisati in carcere, provvedere affinché sia ripristinato senza alcun indugio lo stato quo ante. Da parte mia, sempre so long. Sempre. Tanto comunque... A dispiacere dei nostri nemici. È vero che loro provano a inserirlo, a inserircelo in quel posto. È vero che loro sono potenti.
È vero che loro controllano le masse, ma noi non l'accettiamo. Ed è già una presa di consapevolezza che si sta allargando sempre di più, siate tranquilli. Non le fate più. È inutile che vi inventate le cose lì, come voglio dire una cerata, sta roba. Qualcuno... Non serve a niente. E nemmeno le bombe serviranno. La gente ha capito. Allora, qualcuno più stronzo degli altri, che ancora non ha capito, ci dice perché fate questo voto di protesta invece di andare a votare uno dei qualunque partiti dell'arco che si presentano dall'estrema destra all'estrema sinistra con tutti gli intermedi, altri mi pare che sono 84, no 75, sono 75. Benissimo. 75 partiti. Allora, il fatto stesso che ci siano 75 partiti vuol dire che la gente non ha capito un cazzo. O hanno capito a vari livelli di comprensione. È una truffa come si fa sempre. Allora noi perché facciamo il voto di protesta? Perché il voto di protesta è un voto non elettorale, nel senso che non eleggiamo nessuno, ma è un voto a tutti gli effetti di legge, perché io esprimo, al contrario di quello che mi dice il comitato elettorale, no, vota qui, vota là, vota il tizio, voglio Sempronio, vota sto partito o l'altro partito, no, io non voto un cazzo di nessuno, perché non c'è nessuno che valga la pena di essere votato, perché sono tutti a soldo di questi qua, tutti, non qualcuno sì, qualcuno no, noi lo sappiamo per certo, abbiamo prove inconfutabili. Quindi noi non abbiamo nessuna intenzione di votare nessuno di questi che si presentano, perché consapevoli o meno sono tutti controllati dal potere monetario internazionale, tutti, anche Trump, tanto per dire, no, parlano di Trump, quindi allora dentro questo non è un monolite questo potere internazionale monetario, è una serie di componenti di più o meno rocciosi, più o meno saldi, più o meno compatti, che raggruppano tantissime provenienze politiche, geografiche, etniche, eccetera, che coinvolgono, convergono dentro una determinata fazione di questi grandi potenti della Terra. E questi potenti si fanno la lotta, quindi è una lotta continua, un rivolgimento, un bollire continuo di questi elementi che volta per volta... Una volta adesso sono al potere i gesuiti, l'abbiamo visto tranquillamente, i gesuiti che sono alleati a tutta una serie di altre cordate che non sto qui a citare, abbiamo denunciato in tante altre occasioni, e questa gente qui fa esattamente il loro interesse, non l'interesse del cittadino, è l'interesse del potere monetario e finanziario mondiale, è nel momento in cui ti ruba le case, ti ruba le aziende, ti sottrae... l'impresa agricola, il negozio d'antiquariato, cioè praticamente ti ruba il valore vero, non quella pezzo di carta straccia per pulirci il culo che si chiama dollaro o euro, non cambia niente, quella è carta straccia, non serve assolutamente a niente. Quello che conta è il vostro edificio, la struttura aeroportuale che hanno rubato in Grecia, o i porti greci che hanno rubato a quattro soldi i tedeschi, ma sono sempre loro, hanno solo dei nomi tedeschi, sono sempre loro. Quindi il discorso è che oggi non possiamo fare affidamento su nessuno di quello che è apparso sulla scena politica, anche fosse l'ultimo partitino che come abbiamo visto noi... partecipando a una marea di incontri, no, per cercare di vagliare se nel panorama generale ci fosse qualcosa di accettabile. Non ce n'è nessuno. Quindi noi non accettiamo di votare nessuno, andiamo a votare perché capiamo il senso della valenza del voto e della partecipazione attiva del cittadino che si esprime in questa pseudodemocrazia solo con un voto ogni 5 anni. In Svizzera l'anno scorso hanno fatto 127 votazioni, tanto per dire la differenza fra noi e la Svizzera, ma i cittadini svizzeri hanno il Kalashnikov dentro casa, il lanciafiamme, il bazooka, non per modo di dire, il pezzo il cannone da 88 hanno dentro casa, e con quelli discuterci quando gli rode il culo è un po' più difficile che da noi, che addirittura adesso vogliono proibire pure la difesa personale dentro casa. Certo. Ma siamo scemi. Cioè questi hanno un intento solo di distruggere la società italiana sotto tutti i profili, quello etnico, quello sociale, quello morale, quello monetario, quello economico, quello
personale di appartenenza a un sesso o ad un altro, quello di interagire in maniera talmente vessante con l'informazione tanto da poter intervenire a cambiare anche l'opinione della gente nell'opinione pubblica. Cioè, siamo arrivati a questi paradossi. Addirittura la legge di quella testa di cazzo di Gambaro, che per fortuna, o Gambaro, non so come si chiama, che per fortuna non è andata in vigore, che voleva addirittura verificare l'attendibilità delle fake news su internet e quindi censurare e escludere da internet quelli che facevano fake news, no? Definendo la fake news tutto quello che non era di comune quello che non era soddisfacente perché ci sono il potere per loro, è chiaro. Questo per dire che siamo in una realtà oramai che di reale non c'ha più niente. Noi viviamo in una realtà reale che però è condotta con metodi irreali, subnormali, come si dice? Chiamali subnormali. No, non mi viene la parola giusta. Ipnotici. No, non solo ipnotici. No, subnormali intendevo dire legalmente oltre le righe, capito? Cioè, non adottano più le leggi, addirittura fanno leggi confliggenti. Il corpo è un unico, il corpus legislativo di una nazione è un corpus unico e non possono, una legge non può andare in conflitto con l'altra, o sanno nulla una o sanno nulla l'altro. Se l'articolo 47 della Costituzione, che è il maior, è il titolo maior, non può confliggere col decreto del Presidente della Repubblica che dice che invece il controllo glielo dà ai privati, il controllo delle banche. Questo è, andava immediatamente portato all'attenzione della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, sono passati dall'85 ad oggi, sono passati 42 anni. È un'associazione di rincoglioniti. Non ha detto un cazzo in 42 anni. È un'associazione di rincoglioniti totali. Beh, basta vedere quello che si fa passare per rivoluzionari adesso, no? Appunto. Che è tutto dire. Si dove è svegliato adesso che è andato in pensione. Dove stava lui 10 anni fa, quando ancora era dentro la consulta, la Corte Costituzionale, consigliere della Corte Costituzionale, dove stava lui? Dove aveva messo il cervello? Esatto. Ragazzi, grazie mille della vostra attenzione. Io ho concluso, non so se Giorgio voleva aggiungere qualche altra cosa. No, abbiamo detto quello che dovevamo dire. Disgraziatamente la presa di coscienza di questa realtà, che è una realtà folle, è una realtà travolgente, perché nel momento in cui tu capisci che dal 1943 in poi hanno comandato esclusivamente gli usurai e tutte le leggi sono state fatte non a favore del popolo. No, 1939. No, dal 1900... Dal 43 in poi. Ah, 43, giusto. Dal 43, dalla... Hai detto 33. No, 43 in poi. Ok. Al 43 in poi, dalla conquista dell'Italia da parte delle truppe dei finanzieri, armate dai finanzieri, a tutt'oggi è stato un seguirsi di leggi, pseudoleggi, disposizioni governative atte esclusivamente a distruggere lo Stato sociale creato da quel figlio di gran puttana che hanno impiccato a Piazza Loreto. Esatto. Era talmente figlio di puttana che se noi oggi viviamo in un mondo appena appena sostenibile, perché siamo al limite, siamo sul bordo oramai. Esattamente. Lo dobbiamo a lui e a quelli come lui. Esattamente. Esattamente. E non a caso, appunto, nemico pubblico numero uno l'hanno dovuto impiccare, sia pure morto. Come si fa, appunto, col nemico pubblico numero uno? Ma nemico pubblico numero uno di chi? Della finanza internazionale. Questo è quanto. Ma io penso che oramai la gente... queste comincia cose, a capire, buona parte della gente, di se non quegli idioti grillini che continuano a sì. dire che loro sono onesti, certo. No? Quando quel figlio di puttana va a Londra a baciare il culo a quelli sì. della City of London, sì. appunto come ieri, no, 3-4 giorni fa, sì. e gli ha detto che faranno delle leggi, se vanno al potere loro, faranno delle leggi per il non l'ipoteca, per quando vai all'asta, come si chiama? Pignoramento. Ecco. Faranno una legge sul pignoramento più veloce per le banche. Già è veloce giusto. Perché dopo 9 mesi la banca ti toglie, l'abbiamo detto sì. Pochi giorni fa, la banca ti toglie la casa, il negozio, l'attività, quello che sia, 9 rate non pagate del esatto. mutuo, e questi va a Londra per dirgli faremo più in fretta.
Esatto. Li mortacci tuoi. E ci sono quei testa di cazzo, di grillini che continuano a dire che loro sono onesti e che loro sono la parte del cittadino. E vorrei vedere, voglio vedere. Andate a vedere le leggi che hanno votato o non hanno votato e vedete cosa hanno fatto in favore dei cittadini. Esatto. Andate su www.openpolis.it e lì ci sono tutte le carognate di tutti i parlamentari, una per una. Quindi non c'è da discutere. Volete vedere cosa hanno fatto i fascisti? Volete vedere cosa hanno fatto i comunisti? Andate lì. Volete vedere cosa hanno fatto i grillini? Andate lì. Dopodiché, di nuovo, arrivederci, a presto. Laudetur Priapus e sempre Solong. Per i nostri amici. No, sempre Solong di Priapus. Lunghissimo, sì, no, ma per i nostri Priapus. Nemici. Laudetur Priapus per i nostri amici e Solong per i nostri nemici.